Ci troviamo al termine dell'antica valletta di Carbonara, alle spalle del centro storico della città di Genova. Qui, alla metà del Seicento, l'aristocratico Emanuele Brignole fece costruire quello che ancora oggi è il più grande edificio mai eretto in città. È quello che chiamiamo l'Albergo dei Poveri, una gigantesca cittadella della carità, carità per come era intesa a quei tempi, ovviamente, e anche uno dei luoghi più significativi del barocco genovese. Il complesso venne pensato come un grandioso quadrilatero intersecato da una croce che aveva al suo centro la chiesa dedicata alla Madonna Immacolata. L'enormità dei costi di questa fabbrica, che ricaddero per intero su lasciti di carità depositati presso il Banco di San Giorgio e su alcune donazioni private, protrasse l'opera di costruzione per oltre due secoli. Alla metà dell'Ottocento, radicalmente cambiate le condizioni socioculturali della città, l'albergo venne di fatto lasciato incompiuto per almeno metà dell'ala ovest. Ma è all'interno del corpo centrale che l'albergo mette in mostra, oltre a quelli architettonici, anche i suoi caratteri più eminentemente artistici. Infatti qui che nel 1671 lo scultore Giovanni Battista Barberini viene chiamato a eseguire alcune monumentali sculture in stucco. E devono rappresentare chi? I migliori benefattori, quelli che avevano lasciato, magari anche molto indietro nel tempo, i più grandi ammontari di denari che avrebbero permesso di realizzare questa colossale impresa. Un esempio eloquente è la monumentale raffigurazione di Angelo Giovanni Spinola, uno dei più ricchi genovesi della seconda metà del Cinquecento e anche proprietario di un grande palazzo in Strada Nuova. Un suo lascito in favore dei poveri, lasciato a maturare nel Banco di San Giorgio, permise di iniziare la costruzione dell'albergo ed è per questo che il Barberini lo raffigura mentre mostra una pianta di questo edificio. Per uno strano scherzo del destino, andata perduta la gran parte della documentazione progettuale, questa è rimasta la più antica raffigurazione della fabbrica per come era stata pensata in origine. Un'opera artistica quindi che qui assolve anche la funzione di documentazione archivistica. Il lavoro del Barberini non si fermò qui. Se negli scaloni monumentali venivano raffigurati i grandi benefattori del passato, nell'atrio superiore, ecco prendere vita nello stucco i contemporanei dell'ideatore di questa fabbrica, Emanuele Brignole. E allora, a fianco alle effigi di Giacomo Filippo Durazzo, di Franco Borsotto, di Francesco Granello, quella che però risulta più spettacolare e potente è proprio quella dedicata a suo cugino, il marchese Anton Giulio Brignole Sale. Figlio di doge, grande letterato, ambasciatore e uomo politico, Anton Giulio rinunciò a possedimenti e titoli pochi anni dopo la morte dell'amata moglie Paola Adorno, per divenire padre predicatore della Compagnia di Gesù. Ed è così che Barberini lo raffigura. Nella posa dell'oratore, nell'atto di elencare sulle dita i punti di un sermone proiettato dinamicamente verso il centro della sala con gli abiti da senatore della Repubblica gettati in un mucchio ai suoi piedi. Ben diverso, insomma, dal raffinato gentiluomo che possiamo ammirare nelle collezioni dei musei di Strada Nuova, nel meraviglioso ritratto confezionatogli da Anton van Dyck negli anni 20 del Seicento. Oggi sembra quantomeno contraddittorio che le opere di carità dei ricchissimi patrizi genovesi dovessero essere poi riconosciute con la creazione di apparati celebrativi degni di un palazzo aristocratico. Eppure, nell'idea di Emanuele Brignole, questo doveva proprio servire a incentivare le donazioni. Laddove infatti poteva non giungere il buon cuore, aveva però ben altro effetto la promessa di una imperitura memoria.
Emanuele, al contrario, non volle mai essere raffigurato in alcun segno visibile all'interno di questo complesso. Eppure oggi la sua memoria è raccontata attraverso le incredibili opere d'arte che volle commissionare, soprattutto per la chiesa dell'albergo, che è in sostanza il suo centro non soltanto fisico, ma anche spirituale. I libri contabili nell'agosto del 1666 ci documentano infatti la commissione allo scultore marsigliese Pierre Puget di una importante opera da collocare sull'altare maggiore della chiesa. La scultura viene consegnata 5 anni dopo, nel 1671, ed è di una forza dirompente. Nel candore puro e intatto della cupola, Maria, con le braccia aperte, viene risucchiata verso il cielo, mentre il soffio di un caldo vento tutto barocco ne gonfia le vesti. Una Immacolata che entra quasi nei panni di una Assunta, mediata dal linguaggio meravigliosamente onirico di Puget. Strepitoso, anche se più tardo, è il grande altare a corolla sul quale oggi è collocata la scultura dell'artista francese. Nella prima metà del Settecento, infatti, è il genovese Francesco Maria Schiaffino a creare questo meraviglioso esempio di scultura tardo-barocca. Il marmo si fa carne morbida nei putti che svolazzano ai lati dell'altare, mentre la struttura monumentale proietta l'Immacolata sempre più in alto, verso la luce che piove dalla cupola all'interno della chiesa. Ma la chiesa è un vero e proprio luogo di incontro tra le diverse ali del grande complesso. Dal presbiterio, attraverso gli oratori che si aprono tutti proprio nei pressi dell'altare maggiore, gli ospiti rigidamente divisi in maschi, femmine, degenti, quindi anche i malati, potevano assistere direttamente alle celebrazioni. E proprio qui, nel presbiterio, sotto una lapide senza nome che affaccia sull'apertura che dà sull'oratorio degli uomini, volle essere seppellito Emanuele Brignole, il fondatore, in estremo gesto di umiltà. Ma chi erano gli ospiti di questo colossale complesso? I poveri, certo, ma anche gli orfani, le donne sole, i malati, gli storpi, gli anziani. Insomma, tutte le categorie deboli, e purtroppo sgradite alla trionfante società del siglo dell'Os Senoveses, di cui siamo abituati a vedere gli straordinari successi economici, culturali, politici e artistici, ma che ben poco pratichiamo dal punto di vista delle classi meno abbienti. Eppure le cronache ci dicono che proprio a Genova, tra le città europee, era più evidente questa disparità tra le enormi masse di individui poverissimi e i piccoli gruppi di ricchissimi aristocratici. Una disuguaglianza sociale evidente che ebbe come effetto anche la creazione di luoghi come questo, in cui la filantropica visione di uomini come il Brignole, che senza dubbio aveva in animo di far bene, fece rinchiudere a scopo rieducativo tutti coloro che non si ritenevano perfettamente inseriti nella società contemporanea. Ma il nostro giudizio sulla genesi di questo complesso non può essere eccessivamente severo. Il 600 fu infatti un secolo attraversato da profondissime contraddizioni e del resto lo stesso potremmo dire anche proprio della figura di Emanuele Brignole, che era ovviamente un ricchissimo e filantropico aristocratico che si occupava della sorte dei suoi concittadini, ma le cui ricchezze, come poi anche quelle di tutti gli altri genovesi, del resto, provenivano dall'argento predato nel Nuovo Mondo. Ben diverso è oggi il ruolo dell'Istituto Brignole, che si occupa di curare e confortare soprattutto le persone anziane, in una vera opera di carità e di impegno sociale.